Riepiloghiamo, Andrea qui festeggia il compleanno. Che fai nella vita, Andrea? Lavoro al bingo. Quale? Quale bingo? Araldo. Bingo Araldo, che è quello sulla... Sì, non me lo dire. Mamma mia, bingo Araldo. Me lo devi dire. Viale della Serenissima. Ah, ho capito qual è. Quello su qua, sulla Prenestina praticamente. Bene. Lavora nel bingo? Si vince? Mai. Non lo dire, che poi ti... non ci vengono più, no? Mai, ha detto mai. Cioè, non è che ha detto boh ogni tanto per chi difende la categoria. Non gliene può fregare di meno. Va bene, Andrea, adesso tu devi chiamare Nico, che è un tuo amico, che ha invitato qui. Sì. E non è venuto al tuo compleanno. No, purtroppo lavora, però poteva venire. Testa di cazzo. No, allora, Porello, porello. Allora, vai, lo chiamiamo, Allora, dai, 12:37, eccolo qua il numero di Nico. Praticamente noi abbiamo registrato, abbiamo clonato la tua voce e adesso sentiamo, diciamo, le varie frasi, i vari pezzettini della tua voce clonata. Inizia così la telefonata, inizierà. Sentite, ascoltatori, vai. A stronzo. Questa è la prima, l'esordio, amichevole, sentite quanto si vogliono bene, eh? Non è clonata, sentiamo. Sto cazzo. Esatto, sempre lui. Che stai a fa? Sì. Sei olive o ombrellini? Questa poi ce la devi spiegare, eh? Sei olive o ombrellini? Ombrellini. Poi? Burro e alici. Esatto. Una volta avevo un amico. Una volta avevo un amico. Adesso si è un po'... Il mio compleanno senza di te è insignificante. E poi? Una volta avevo un amico. E poi? Il mio compleanno senza di te è insignificante. E sti cazzi. Esatto. Allora, queste sono le frasi clonate di Andrea, che chiamerà Nico. Sentiamo che succede. Tu sei Alex? No, Alex se n'è andato, ci sta ascoltando. Ascoltatori, intanto adesso il numero verde è occupato perché stiamo chiamando Nico. Poi tanto andrà tutto su YouTube, tranquillo. Ah, quale hai preso di numero? Il secondo? No, il secondo, giusto? Il secondo è un 392. Giusto? Quello in basso, no? 392 eccetera. Andrea, dai, ringrazia qualche amico in particolare, visto che sei in diretta su Radio Radio. Ma chi te lo fa fa, vai, nel senso, provaci, dai. Ringrazio tutti quanti del regalo che sono venuti qua e vi voglio bene a tutti. Non so perché lei ha detto proprio... Non t'ha proprio... Che è? C'è qualche polemica tra di voi? Amore mio, io... Ah, è l'amore tuo, eh? Hai visto, lei è tranquilla, mi frega una mazza. Vabbè, chiamiamo Nico, vai, sentiamo se squilla. Secondo te lavora? Che lavoro fai, hai detto? Lavoro... Nico. Lavora al bingo, pure lui. Ah, pure lui, adesso è in turno? E può rispondere mentre è in turno? Caposala. Caposala. Attenzione. Qui se non risponde adesso, più tardi rispondo. A stronzo. Ma chi è? Sto cazzo. Sto cazzo, chi è? Che stai a fa? Ma chi è? Andrea. Pronto? Andrea. Andrea chi? Pronto? Sto cazzo. Ma tu è Andrea chi? Sto cazzo. Cazzo, sei olive o ombrellini? Olive, madre che è provenzano. Sei olive o ombrellini? Ma chi è Andrea? Burro e alici. Christian. Il mio compleanno senza di te è insignificante. Oh, Andreina, ma ci avevo preso, Provenza. Ma che cazzo di numero è questo? Ricordiamo che lui non mi sente. Lui... Ma che numero è? A stronzo. Vai. Ma che cazzo è? Mica che ti conosco. Che stai a fa? Ma chi c'è, Andrea Provenza? Una volta avevo un amico. Una volta mio... Ma che cazzo è? Mi dicete com'è? Che stai a fa? Andrea. Sei olive o ombrellini? No, ma avete cagato il cazzo con questi ombrellini qua. Mi dici chi Andrea sei, che mi sto andando al manicomio? Sto cazzo. Oh, mi dici chi sei? Il mio compleanno senza di te è insignificante. Andrea Provenzano. Burro e alici. No, mica cazzo un cazzo, ciao. Che stai a fa? Attaccato, fate l'applauso, è attaccato. Lo chiamiamo? Lo chiamiamo, ci parla Andrea, eh? Facciamo clima dopo scherzo. Allora, lo richiamiamo e glielo diciamo che è la festa di Andrea. Vai, vai, prego. Prego, 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 vai. Lo dico io.
A stronzo. Dimmi. Nico? No. Come no? No. Chi sei? Chi sei? Sto cazzo. Esatto. Sto cazzo. Nico! Ti sta facendo uno scherzo il tuo amico Andrea, che sta festeggiando il tuo compleanno senza di te, e sei in diretta su Radio Radio by Night Roma, quindi c'è l'applauso degli amici, senti, vai. Che sono sta amica, amici di merda. Andiamo bene, proprio bene. Aspetta. Allo? Aspetta che ti passo Andrea. Pronto? Va bene. Babi. Oh. Sami. Ma Nico, tutto sta? A posto, bro? Sì, sì. Che dici? Come va? Tutto a posto. Ma Nico? Ah, ma non è Nico, ma ha fatto a me lo scherzo. Passaci Nico, gli stiamo a fare lo scherzo. Bravo. Bastardi. Ma sei in diretta, Bastardi. Bravi, bravi. Sì, ma ci devi passare Nico. Oh. Non fate i danni, eh. Passaci Nico. Non vuole parlare con nessuno. No, devi convincere. Oh. Come si chiama? Lui? Al telefono, allora. Sami, mi senti? Sami, chi sei? Allora, sei in diretta, non dire niente a Nico. Chi sei? Aridaglie. Siamo in diretta, sono Emilio, Giordani, siamo su Radio Radio, By Night, Roma. Va bene. Passaci Nico, ma non gli dire nulla perché gli stiamo facendo uno scherzo, capito? Va bene. Ma che stai, mandraghe di febbre da cavallo? Passaci Nico, non gli dire niente. A stronzo. Convincilo. Allora, niente, questa è merda. Ma non ce l'abbiamo con te, passaci Nico. Sto ma cazzo. Ma che cazzo vuoi da Nico, a testa di cazzo. Una volta avevo un amico. È un rosicone questo. Adesso c'hai un serpente mezzo gigante, no? Il mio compleanno magnatelo, senza di te è insignificante. Magnatelo. Sami, passaci Nico! Non vuole parlare con nessuno, ha detto lui. Sti cazzi. E infatti, va sti bene. Cazzi. Sami, salutaci il bingo Araldo. Va bene. Burro e Alici. Va bene. Lui sta fa... Olive e Brollini. ciao. Grazie. Brollini. Ciao, grazie, ciao. Sami, vabbè, va. Ciao. Vabbè Nico, chiamalo te, dai, tiè, chiamalo dal tuo cellulare, va. Applauso ad Andrea, fatelo, ancora auguri ad Andrea.